a kind of poverty. No, and Jesus is right, because he shows us a direction to get out from this situation. Proprio per sottolineare questa identità tra Gesù e la luce, i cristiani hanno sempre visto nel sole il simbolo di Cristo risorto, non solo, ma la festa del Natale è nata proprio per sostituire una festa pagana del Sol Invictus. Due giorni fa c'è stata la notte più lunga. Da un giorno è cominciato la vittoria della luce sulle tenebre. Ecco perché c'è questo simbolismo forte. Gesù è l'inizio della luce che vince le tenebre, è il sole che vince la notte, è la fede e la speranza che vince la disperazione e il peccato. So since the beginning, for the Christians, it was very clear that Jesus is the light. And for this reason, the sun immediately was assumed by the Christians as a symbol of Jesus Christ. And we know that 3 days ago, the 21st of December, is the solstice. So we have the longest night of the whole year. In the first century, the Romans used to celebrate in these days the feast of the so-called feast of Sol Invictus. Was a feast where they used to celebrate the sun as a winner, because from these days on, the days get bigger, longer. So the Christians changed the meaning of that feast, and they started celebrating the same feast, Sol Invictus. The sun as a winner, thinking that the sun is Jesus Christ, because he's the one who really